Per molti aquilani le ricorrenze del 1 e 2 novembre sono ancora off limits e lo sono da ben 13 anni. Parliamo del cimitero monumentale dell'Aquila che, sebbene sia interessato da un programma di interventi predisposti dall'assessore Fabrizio Taranta, resta inaccessibile in alcune parti a causa dei crolli legati al sisma. Una ricostruzione che attiene al settore della ricostruzione pubblica e che stenta a decollare, slegata quindi dalla manutenzione del settore ambiente. Fatto sta che per alcuni visitatori le braccia propri cari è ancora al di là di una transenna, ci sono ancora zone rosse, inaccessibili centinaia di sepolture. In questi anni i cittadini hanno più volte manifestato il loro sconcerto per questa situazione. Gli appelli si sono succeduti nel tempo e l'ultimo proprio qualche giorno fa, quando si avvicinano le ricorrenze di questi giorni. Per l'opposizione si tratta di una situazione davvero brutta. C'è uno stato di abbandono in molte sue porzioni, c'è la parte monumentale che ancora non viene ripristinata, addirittura dal tempo del terremoto ad oggi, sono passati veramente tanti anni, è ancora così. Io mi ricordo addirittura che il sindaco Biondi, in occasione della prima campagna elettorale, all'interno del cimitero girò un filmato mostrando lo stato d'abbandono. Ecco, io ritengo che quello debba essere anche preso come un impegno morale da parte sua a cambiare le cose. Se io oggi andassi a rifare lo stesso filmato negli stessi posti, noi troveremmo pressoché la stessa situazione. Questo non è accettabile. Non è accettabile che ci siano fontane che neanche funzionano, non è accettabile l'erba alta, no? Non sono accettabili le recinzioni che occludono una parte del cimitero ai cari che vorrebbero andare a portare un fiore ai propri morti. Insomma, i sepolcri di Ugo Foscolo sono del 1807 e noi siamo nel 2022, ma mi sembra che da questo punto di vista la sensibilità e la civiltà non abbiano fatto grandi progressi.